spettatori, compresa una rappresentanza giallorossa. L'arbitro è Lombardi di Lanciano. In tribuna c'è Luciano Gaucci insieme alla sua compagna Elisabetta. Il Catania di Ivo Iaconi schiera il 3-4-3. In avanti giostrano Marino, Passiatore e Cicconi. Il Messina di Beruato risponde con il 3-4-1-2, attaccanti Marra e Torino. Il Catania comincia con determinazione e già al quinto minuto va in gol. Dalla bandierina Montassier per l'inserimento del difensore Recchi, che anticipa Portanova e di testa trafigge Aiardi per l'1-0. Il Messina prova a reagire, ma nei pressi del portiere rosso-azzurro Zancopè combina davvero poco. Torino non è in giornata. La difesa del Catania è attenta e così al 24esimo del primo tempo i rosso-azzurri colpiscono in contropiede. Passiatore avvia l'azione che trova la difesa del Messina piuttosto sguarnita. Marino al limite dell'area controlla il pallone e poi invita alla conclusione il libico Montassier, che grazie alla complicità del portiere Aiardi realizza il 2-0 e va poi a festeggiare sotto la curva, una rete che conferma la superiorità tecnica e tattica del Catania. E nell'intervallo Luciano Gaucci fa i complimenti al figlio Riccardo davanti ad un compiaciuto Angelo Palmas, anche se si devono ancora giocare i secondi 45 minuti. E nella ripresa il Catania si limita a controllare le azioni poco incisive del Messina. Iaconi, dopo 12 minuti, sostituisce Cicconi con il più mobile Turci. Ed è proprio il nuovo entrato che costringe al fallo Bertoni, che già ammonito lascia il campo al 13esimo della ripresa. Tutto più facile per il Catania, che sfrutta gli ampi spazi in contropiede e al 26esimo Passiatore, lanciato a rete, viene falciato da Milano. Per protesta viene espulso Corini e successivamente ammonito l'autore del fallo. Messina in 9 uomini a 20 minuti dalla fine e sotto di 2 gol. Anzi, di 3, perché la punizione assegnata al Catania la trasforma a Marino con un sinistro pennellato che si incastra nel 7 dove Aiardi non può arrivare. Un'esecuzione pregevole e certamente da rivedere, così come la gioia dell'attaccante rossoazzurro. Partita dunque chiusa al 27esimo della ripresa, Messina alle corde, ma un derby è sempre un derby e Passiatore fa tutto da solo e bene, ma un difensore sulla linea gli nega la gioia del 4-0. Ma a 3 minuti dalla fine l'ispirato libico Montassier lancia sul filo del fuorigioco Caparella, che con un guizzo evita il portiere giallorosso piuttosto impacciato e deposita in rete la palla del 4-0. Grande festa sulle tribune e derby vinto meritatamente dal Catania in modo schiacciante. Catania a fine gara complimentato anche dal patron Luciano Gaucci, raggiante come non mai.